Solo una vittoria rilancerebbe le quotazioni degli svizzeri in questo gruppo 2. Inoltre Egli e Koller sono piuttosto acciaccati, la loro presenza in campo è stata in dubbio sino all'ultimo momento. Squadre che intanto stanno entrando sul terreno da gioco per la consueta cerimonia degli inni nazionali. Sulla sinistra è maglia bianca e calzoncini verdi i bulgari, in completa tenuta rossa i rossocrociati, con Heinz Hermann capitano che festeggia oggi la sua 112esima presenza in maglia rossocrociata e raggiunge così l'italiano Dino Zoff, che ha giocato altrettante partite con la maglia azzurra. Ma vediamo intanto la terna arbitrale, al centro il signor Assenbacher, tedesco, che dirigerà la partita. Sentiamo gli inni nazionali. Arrivano a stento le note del Salmo Svizzero, la fanfara si è piazzata sotto le gradinate di fronte alla tribuna principale, il terreno dello stadio Levski è piuttosto largo e quindi le note faticano a giungere ai microfoni che sono appostati qui in prossimità delle panchine. Vedete intanto la telecamera che sfila sul volto dei giocatori rossocrociati. Ecco eseguite le note del Salmo Svizzero, cercheremo di intuire l'inno nazionale bulgaro. Bene, conclusa la formalità con l'esecuzione degli inni nazionali, vedete l'entusiasmo dei tifosi bulgari, sono quasi le 18 ore di qui, oggi 1° maggio, giorno festivo, molta gente allo stadio Levski, 50.000 persone in un impianto piuttosto vetusto che ne può contenere 70.000. Ecco intanto le formazioni delle squadre, la Bulgaria annuncia Mikhailov in porta che sarà anche il capitano, poi i difensori Tochev, Ivanov, Kiryakov e Iliev, i centrocampisti Jankov, Jordanov, Sirakov e Balakov e le punte Kostadinov e Penev. Le riserve il portiere Valov, che giocò la partita di Ginevra con Georgiev, Todorov, Aleksandrov e Tanev. Ora avremo anche in sovraimpressione i nomi nativi dei giocatori svizzeri schierati da Ulis Tilic. Qualche problema ha dovuto affrontare anche il selezionatore bulgaro Vuzov, non è arrivato infatti Stoichkov, che ormai è una star internazionale e che il Barcellona non ha autorizzato a partire per infortunio, soprattutto in prospettiva della finale di Coppa delle Coppe a Rotterdam il 15 maggio contro il Manchester United. Ecco la composizione della formazione svizzera con Huber in porta, Ottiger e Orel difensori di fascia, Hare e Egli centrali. La Svizzera giocherà come detto in linea, a centrocampo Koller, Bea Zutter, Bonvin, Heinz Hermann, le punte Turkilmaz e Krupp. Le riserve a disposizione di Uri Stili che sono Walker portiere con Schepul, Baumann, Ebi e Chapuisat
non c'è nelle file dei bulgari neppure Todorov, che aveva segnato due gol nella partita di Bucarest contro i romeni, ma è presente in panchina. Vuzov, reo di un grave gesto di intemperanza nei confronti dell'arbitro Kvyatsov, che nella partita contro gli scozzesi è stato sospeso per due anni, quindi non è presente in panchina, lo rappresenta il suo assistente Kasimir Borisov. Ora veniamo alle fasi di gioco, la partita si è iniziata in questo istante e tocca a Huber, il portiere rossocrociato, il suo primo pallone. Il rilancio a centrocampo, dove già subito si è attestata in linea la nostra retroguardia, colpo di testa di Beazuter, allontanamento dei bulgari a centrocampo con un colpo di testa di Balakov, il giocatore dello Sporting di Lisbona. Intanto c'è un calcio di punizione che il tedesco Hans Affenbacher decreta in favore della formazione rossocrociata. Vedete intanto Kasimir Borisov, che come detto è l'assistente dell'allenatore bulgaro Vuzov, che è squalificato e che quindi deve seguire la partita dalla tribuna. Calcio di punizione dopo 40 secondi di gioco per la Svizzera, ha battuto Hottinger, la palla ritorna verso Kerr nella nostra metà campo, scambio ancora con Hottinger, Iago fra i due vodesi e poi il pallone è stato buttato da Balakov in fallo laterale. La rimessa in gioco affidata a Hottinger, il servizio in direzione di Knupp, fallo che è stato commesso da Iliev, che ricorderete già del Bologna, cedette proprio il suo posto a Turkilmaz. Calcio di punizione per la Svizzera di Uli Stilike, che vediamo inquadrato qui in primo piano in panchina. La punizione è già stata abbattuta, Beazuter parte un tiro direttamente su Mikhailov, nessun problema per il capitano e portiere della Bulgaria, che gioca in Portogallo nella squadra del Belenenses. Parecchi giocatori bulgari che militano nel campionato spagnolo e portoghese. Intanto ha ricevuto la palla Balakov. Balakov contratto da Hottinger, che è stato preso d'incontro dal pericoloso Penev, che gioca nel Valencia. Ancora Penev, che ha saltato Hottinger. Il centro, il tentativo di deviazione da parte di Kostadinov, la sfera che si impenna. E il disimpegno di Huber. Primo piano del portiere del Losanna riconfermato per questa partita da Uli Stilike, dopo il brillante esordio di Neuchâtel contro la Romania. Risale la Svizzera, impostazione di Koller e poi c'è un fallo nei confronti di Knupp. Interviene Hassenbacher, che sta cercando di placare subito le acque in partenza. Il fallo è stato commesso da Ivanov e quindi calcio di punizione per i rossocrociati. Ha provato sino all'ultimo Koller, poi ha deciso di scendere ugualmente in campo. Sul terreno anche Egli, che ieri si è violentemente scontrato in allenamento con Baumann. Si è procurato un ematoma alla coscia, ma da quel roccioso combattente che ha deciso di scendere lui pure in campo qui a Sofia. Pallone intanto ricevuto da Iliev. Impostazione su Docev. Cercano l'impostazione i bulgari in zona, sta sgomitando nei confronti dell'avversario, poi finisce per commettere fallo Bonvin. Quindi punizione per la Bulgaria. Trascorsi 3 minuti nel corso del primo tempo, 0-0. Giornata di sole, ora c'è un po' di foschia, oppure temperatura mite, gradevole, campo in buone condizioni. Tocev, lancio a cercare Penev, Penev Egli, si preannuncia un duello piccante fra i due giocatori. Penev, atleta di 1,90 m, particolarmente temibile sulle conclusioni di testa. Hanno rivendicato il calcio d'angolo i bulgari, ma la palla è controllata come vedete da Huber, che sta per essere disturbato da Penev. Calcio di punizione, dice Hassenbacher. Penev ha irregolarmente disturbato il nostro portiere, quindi punizione indiretta già battuta dallo stesso Huber in direzione di Egli, che rientra dopo aver scontato la sua squalifica nella partita di Neuchâtel, prende in pratica il posto di Geiger. Kerr, ancora Egli, Kerr e Egli la coppia dei nostri difensori centrali, poi Heinzermann, è scattato disturbato da Kiryakov e rimessa in gioco che spetta ai bulgari. Vedete il collaboratore dell'arbitro Hans Affenbacher, palla al portiere Mikhailov. Impostazione del terzino destro Tocev, che gioca nel Lokomotiv di Sofia, dove funge da libero, ma in nazionale Vuzov lo impiega sulla fascia destra della difesa. Quindi ha controllato Kiryakov e l'impostazione del numero 3 Ivanov. Jordanov, che è un po' l'artista del centrocampo bulgaro, deve sostituire Stoichkov nel lavoro di raccordo,
Ecco Yordanov, situazione regolare, ha indicato il guardalinee. Il centro dalla destra non del tutto riuscito da parte di Tocev, la palla che è stata ributtata in fallo laterale da Orel. Rimessa in gioco dello stesso Tocev, chiamato in causa Sirakov. E la sfera è oltre il fondo, matura il primo calcio d'angolo dell'incontro dopo 5 minuti del primo tempo sul punteggio di 0-0. Calcio d'angolo che sta per essere battuto da Palakov, il giocatore dello Sporting di Lisbona. Sulla parabola rientrante, attenzione, aveva cercato di entrare di testa Iliev, ma ha commesso fallo appoggiandosi sulle spalle dei nostri difensori. Recupera intanto la palla Penef e quindi avremo calcio di punizione in favore della Svizzera. Vedete Iliev, ex Bologna, che ora gioca in Inghilterra. E qui c'è un malinteso vistoso fra Kerr e Huber. Per poco non ne approfittava bene, situazione di offside segnalata dal guardalinee nei confronti di Sirakov. Intanto è finito a terra Egli dopo uno scontro con l'avversario in area di rigore, scontro con Sirakov. Possiamo rivedere il tutto, il disimpegno di Ottinger in direzione di Kerr, dopo intenta un passaggio all'indietro troppo corto verso Huber che si butta sulla palla, c'è lo scontro fra i due giocatori. E poi in seconda battuta abbiamo rivisto l'intervento definitivo di Huber, ma c'è stato gioco pericoloso di Sirakov nei confronti di Egli. La Svizzera ha già battuto la punizione, palla a Orel. Ho fermato anche il blocco del Losanna dopo la buona prova difensiva di Neuchâtel. Per il momento gli svizzeri non si sono visti in avanti. Giochiamo con un centrocampo che in pratica sul fianco sinistro investe due punte, Bonvin e Beyazutter, nella speranza di propiziare le azioni di contropiede per Knup e Türkilmaz. Tentato invano ad andarsene Beyazutter, disimpegno di Jankov, rincorre il pallone Tocev, lo trattiene in gioco. Lo scambio con Yordanov, affrontato da Koller, ancora Yordanov, Koller, calcio di punizione per i bulgari, il fallo è stato commesso da Koller. Un po' di nervosismo, rete Kubilay Türkilmaz con il numero 9, mentre sta per essere battuto da Yordanov un calcio di punizione per la Bulgaria. Punizione battuta, è andato in profondità Sirakov, arriva Ottinger ad anticipare l'intervento di Balakov. Proteste da parte dei bulgari per una presunta irregolarità nel vivo della nostra area di rigore. E c'è intanto una situazione di offside passivo non ravvisata dal guardalinee. C'era Sirakov che stava rientrando, intanto Orel commette fallo nei confronti di Kostadinov. E abbiamo cartoncino giallo per il giocatore rossocrociato che ha commesso questo fallo. Rivediamo l'intervento falloso di Orel nei confronti di Kostadinov, cartoncino giallo per il terzino sinistro del Losanna. Punizione quindi per la Bulgaria che comincia ad attestarsi all'altezza della nostra area di rigore, pericolosamente per noi. Batte Yordanov, il mischia, colpo di testa di Ilia per la palla e di poco sopra la traversa. Prima seria minaccia alla nostra porta. Sul calcio di punizione di Yordanov che rivediamo, la palla è colpita di testa da Iliev e vedete che va a terminare d'un soffio sopra la traversa della porta di Huber. Knup, anche lui piuttosto febbricitante nel ritiro di Abtwil, poi si è ripreso, quindi regolarmente in campo. Intanto Egli ha dato a Ottinger, cerca di risalire un po' la formazione elvetica, finora costretta a giocare ripiegata nella propria metà campo. Heinz Zerman, il servizio a beneficio di Krupp, Krupp ostacolato da Kiriakov. Arriva di gran carriera Assenbacher, sul posto già il suo collaboratore guardalinee. Punizione, mentre rivediamo l'infrazione commessa da Krupp nei confronti di Kiriakov, già battuta dallo stesso giocatore bulgaro verso il proprio portiere. Torniamo con le immagini in diretta. A centrocampo Jankov ha perso la palla, Beyazutter, tentativo di appoggio per Türkilmaz che ancora non è entrato in gioco, quindi palla da Tocev al portiere Mikhailov. Impostazione sul fianco sinistro dove lavora Kiriakov, il numero 4, poi è intervenuto Yordanov, Iliev, ancora Yordanov, giocatore classico, molto tecnico. Colpo di testa è stato di Orel, la palla lavorata da Koller, dopo uno scambio con Bonvin riceve Türkilmaz, ancora Orel, Türkilmaz colto di infilata da questa azione di contropiede dei bulgari,
situazione pericolosa Penef, e c'è il fallo che è stato commesso da Turkilmaz nei confronti di Penef. Primo piano si cubila il Turkilmaz che gioca nel Bologna, calcio di punizione in favore della selezione bulgara. Siamo ormai al decimo nel corso del primo tempo, il risultato è ancora di 0-0. Calcio di punizione battuto come sempre da Jordanov, colpo di testa è stato di Knup, il tentativo di volée sotto porta con Uber che para e poi realizza Kostadinov il gol che porta in vantaggio la Bulgaria. Batti e ribatti, Kostadinov realizza dopo 10 minuti nel corso del primo tempo il punto del vantaggio per la selezione bulgara. Bulgaria 1, Svizzera 0, gol di Kostadinov. Avremo l'opportunità di rivedere fra poco questa azione. Batti e ribatti in area di rigore, Uber ha perso il controllo di palla e Kostadinov ne ha approfittato. Rivediamo il calcio di punizione battuto da Jordanov. Poi c'è il colpo di testa di Krupp, si allontana. La palla viene rimessa in mezzo. Uber blocca ma è nettamente disturbato da Penef. Kostadinov mette la palla in rete. Possiamo rivedere da quest'altra angolazione il disimpegno di Krupp. Poi all'intervento di Jankov, Penef che frana sul portiere e il punto di Kostadinov. Allora siamo di nuovo con le immagini in diretta, vedete Bulgaria 1, Svizzera 0, un gol che non ci voleva proprio nei primi 10 minuti di gioco e che complicherà quindi ulteriormente i piani di battaglia di Stilic. Uber è uscito scambiando con Heer, Ostiger non ha trattenuto la palla in gioco, quindi rimessa laterale per la Bulgaria. Casimir Borisov che è l'assistente di Vucov, che squalificato non può essere in panchina. Intanto Penef viene richiamato da Asenbacher che ha ammonito per il momento il solo Orel per un fallo lungo la fascia laterale sotto le gradinate. E c'è Kiryakov, fa la rimessa in gioco ancora in direzione di Penef, palla in mezzo, allontanamento di Egli, la palla che si impenna, ancora Kiryakov disturbato da Heinz Hermann, il centro allontanamento di Scher, ma c'è stato un fallo commesso dai bulgari nella nostra area di rigore, quindi calcio di punizione in favore della Svizzera. Primo piano di Uber che ha dunque subito il suo primo gol da quando gioca nella nazionale maggiore, era sino a qui imbattuto. Palla Egli, perno centrale della nostra difesa, quindi Hermann, lancio a cercare Beazutter sul fianco destro. Ora Sutter, raddoppio di marcatura su Sutter che perde la palla su Kiryakov, quindi Iliev, è intervenuto Knup, mentre rivediamo l'autore del gol, Kostadinov. Mikhailov, disimpegno dal fondo bulgaro dopo 13 minuti nel primo tempo. Bulgaria 1, Svizzera 0, colpo di testa è stato di Kher, palla dirottata in una zona dove non c'erano compagni, Kiryakov quindi alla rimessa laterale in favore dei bulgari che finora in 4 partite hanno conquistato 4 punti, uno in meno della Svizzera. Altra punizione per la Bulgaria che continua a pressare i nostri entro la metà campo elvetica. Jordanov dopo il passaggio di Balakov, fallo che è stato commesso da Koller e quindi punizione che il numero 8 Jordanov si appresta a calciare. C'è il controllo in lunetta ma una sensazione di offside di Kostadinov e probabilmente anche di Balakov, segnalata dal guardalinea all'arbitro Asenbacher, quindi punizione già battuta. Ottiger dopo il tocco di Egli, Svizzera che deve cercare di rovesciare i destini negativi di questa fase d'abbrivio. Kher, presidiano bene la loro metà campo i bulgari, finora nessun problema per Mikhailov. Egli, Orel, ma c'è un vistoso malinteso fra i due e rimessa laterale in favore della Bulgaria. Inizio di partita con molte difficoltà da parte della Svizzera che ora subisce questo attacco di Sirakov, poi arriva in retrovia su Jordanov. Egli, pallone a Uber, pensoso, Unistilic,
ci aveva detto di temere proprio un gol dei bulgari nella fase d'apertura del confronto, e così purtroppo è avvenuto con il punto di Kostadinov su punizione Jordanov al decimo minuto di gioco. Intanto è a terra Tirakov, fallo che è stato commesso da Koller, si rialza Tirakov che gioca nell'Espagnol, mentre questi è Jordanov del Real Sporting di Spagna, come ha detto molti giocatori che militano nel campionato spagnolo e portoghese. Nelle file dei bulgari stasera in campo qui a Sofia contro la Svizzera Kiryakov ha superato Einzerman, servizio per Penev, il centro, la deviazione di Kerr che fa poco, non procura l'autogol e costringe Huber a un difficile intervento, ancora Balakov e calcio d'angolo indica Asenbacher in favore della Bulgaria. Vediamo il centro di Penev, la deviazione di Kerr che costringe Huber all'intervento, poi la palla finisce oltre il fondo e calcio d'angolo già battuto, Jordanov finta su Einzerman, l'attenzione al centro, il colpo di testa mancato sotto porta da Kostadinov. Altra occasione importante per i bulgari che attaccano ancora con Kiryakov, subito il fallo di Koller, partita difficile, mentre vedete un giocatore bulgaro che è andato a bordo campo a farsi assistere, si tratta di Ivanov che ora rientra. Intanto calcio di punizione battuto dal solito Jordanov, che è il playmaker ormai del centrocampo bulgaro in assenza di Stoichkov. Appoggio su Docev, viene avanti la difesa in linea elvetica, ma i raccordi non sempre funzionano, come in questo caso non c'è assolutamente offside. Kostadinov affrontato da Oettinger, poi si scontrano Oettinger e Einzerman. Viene avanti il giocatore della Servette, passaggio verso Beazutter, deve sottrarsi al fuorigioco Turkilmaz, ma non fa in tempo. Vedete Turkilmaz che protesta nei confronti del guardalinee che lo ha sorpreso in posizione di offside. Posizione che è già stata battuta, ancora Jordanov. Il lancio a cercare Penev che ora gravita sul fianco destro. Penev all'indietro, Jordanov affrontato da Koller, è intervenuto anche Bonvin. Jordanov sempre molto caparbio, Penev, recupero di Bonvin, così se la cerca di togliersi d'impaccio, ha collaborato anche Knup, Orel, disturbato da Penev, è rimessa laterale in favore della Svizzera, dice il guardalinee. Sono trascorsi i primi 18 minuti nel corso del primo tempo qui allo stadio Levski di Sofia, Bulgaria in vantaggio sulla Svizzera per 1-0, intanto vediamo Penev, atleta dalla stazza ragguardevole, 1,90 m. L'avvio di partita è estremamente difficoltoso per gli svizzeri che raramente sono riusciti a venire fuori dalla loro metà campo e che al decimo sono stati trafitti da Kostadinov su punizione di Jordanov. Intanto è venuto avanti Turkilmaz, appoggio verso Bonvin che se la vede con Docev, ancora Bonvin ha perso la palla, la riconquista Turkilmaz. Il passaggio in mezzo, bene per Koller, smarcato, Einzerman, Beazutter, Oettinger fanno girare la palla agli svizzeri, Beazutter, il centro, la deviazione del rientrante centrocampista Jankov e rimessa in gioco di Oettinger per la Svizzera, che accenna ora a inquietare un po' la difesa avversaria, la rovesciata di Balakov, Kerr, quindi Egli, si è scontrato con Kostadinov. Fallo che è stato commesso da Kostadinov nei confronti di Egli, e qui rivediamo quel che è successo fra i due giocatori che si sono scontrati. Calcio di punizione in favore della Svizzera, la punizione è già stata battuta, Oettinger, Kerr, ora gli elvetici si rovesciano finalmente nella metà campo avversaria, non hanno molta scelta, sono sotto di un gol, Orel, Bonvin, Turkilmaz, il passaggio verso Knup, il colpo di testa di Ivanov, Iliev va a chiudere su Knup, lotta Iliev-Knup e dovrebbe esserci il primo calcio d'angolo in favore degli svizzeri dell'incontro. Vediamo Knup che rientra mentre Beazutter si appresta ad andare a battere questo calcio d'angolo per gli elvetici dopo 20 minuti nel corso del primo tempo. Il colpo di testa in tuffo è stato di Ivanov, poi Koller, appoggio verso
Beazzutter che sta entrando, poi il tiro, ma è un tiro fianco quello di Beazzutter, nessun problema per il portiere Mikhailov. Ivanov, Iliev, che è il coordinatore centrale della difesa dei bulgari, contro quindi un po' polemico se si vuole fra Iliev e Turkilmaz, che appunto ha preso il posto del difensore numero 5 della selezione bulgara nel Bologna. Balakov, ancora Iliev, risultato sempre di 1-0 in favore della Bulgaria, Svizzera che finora ha fatto poco. Lancio di Iliev centrale per Penev, l'uscita sicura di Huber e rilancio verso il compagno di squadra del Losanna, Orel, terzino sinistro. Bonva, il lancio a cercare Knupp, tocco verso Turkilmaz, viene avanti Koller, sua destra si era smarcato verso l'area di rigore avversaria in Zerman, poi ancora Knupp e stavolta ci sarà il rinvio dal fondo per la Bulgaria. L'invio di Mikhailov, che festeggia la sua 50ª presenza in nazionale, è stato preferito per la sua maggiore esperienza a Valov, che aveva giocato la partita d'andata a Ginevra vinta dalla Svizzera per 2-0. Tanto Docev ancora per Mikhailov. Kiryakov, Balakov, poi c'è il fallo di Beazzutter nei confronti di Balakov, punizione per la Bulgaria, primo piano di Balakov, la posizione è già stata battuta, scatta Penev, chiuso dai nostri due difensori centrali Heregli, la palla Huber e quindi a Oettinger. Per il momento il centrocampo elvetico rinforzato con la presenza di due giocatori spiccatamente offensivi come Bonvin e Beazzutter ancora non ha offerto il necessario sostegno all'attacco e la necessaria protezione alla difesa, spesso alla mercé dell'avversario. Un passaggio non andato a segno da parte di Jankov a Sirakov, primo piano del numero 10 Sirakov, mentre vediamo Oettinger che si appresta al calcio di punizione. La battuta di Oettinger, Heinz Herrmann cerca di rendersi utile, gli fa allontanato Turkilmaz, ha subito fallo Turkilmaz, è stato l'intervento irregolare ai suoi danni di Balakov, sono già stati avversari Balakov e Turkilmaz nel confronto di Coppa UEFA fra il Bologna e lo Sporting di Lisbona. Intanto calcio di punizione, batte per la Svizzera Egli, il servizio su Sutter, se la vede con Kiryakov, è intervenuto anche Balakov, Beazzutter entra in area di rigore, poi scivola, perde il controllo della palla e favorisce il recupero della difesa bulgara. Palla a centrocampo, poteva essere uno spunto interessante, mentre intanto Kerr ha mandato la palla sullo stinco di Penef e da qui in fallo laterale, rimessa avvenuta palla Egli. Siamo ormai al 23esimo del primo tempo a Sofia, la Bulgaria conduce per 1-0 nei confronti della Svizzera che dà qualche timido cenno di riscatto, di ripresa. Turkilmaz ha dirottato la palla su Beazzutter, ancora Turkilmaz, Penef ha evitato a Inzerman, il pallone lavorato ora da Sirakov, lanciato a Costadino, l'autore del gol, colpo di tacco per Balakov, un po' fuori posizione. Recupero di Egli, Oettinger disturbato da Costadino, rimessa in gioco per la Svizzera, dice il signor Asenbacher. Rimessa già avvenuta a Inzerman, un po' scivoloso il terreno dello stadio Vasily Levski di Sofia, molta pioggia è caduta nei giorni scorsi qui sulla capitale bulgara, di terreno ancora intriso di acqua, in profondità. Vediamo Turkilmaz, punizione già battuta da Sirakov verso Jordanov. Avanza ancora il regista del centrocampo bulgaro, subisce un fallo di Knupp e quindi altra punizione per la Bulgaria. Jordanov alla battuta, ormai il 24esimo nel corso del primo tempo, punizione battuta da Jordanov verso Kiryakov, retrocesso Turkilmaz sulle orme dell'avversario e ha buttato la palla fuori. Quindi anche le punte costrette a retrocedere di tanto in tanto, rimessa già venuta, Egli, Penef e la palla è deviata dal portiere, gol del raddoppio di
Sirakov, beccato un gol che non ci voleva al 24esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo. Sirakov raddoppia, palla non controllata a terra dal portiere Huber su errore di Igli che ha toccato male in piena area di rigore, e quindi raddoppio per la Bulgaria 2-0. Situazione che si va facendo veramente difficile per i rossocrociati. Possiamo rivedere la rimessa in gioco di Kiryakov, poi il pallone che spiove in area di rigore, qui non si vede più nulla di interessante, c'è il portiere Huber che non trattiene il cross dalla destra, è facile, Sirakov a porta vuota mette dentro e porta sul 2-0 la propria squadra. Ecco, rivediamo questa rovesciata di Kostadinov e l'errore soprattutto da parte di Egli che consente a Penev di tirare, Huber non trattiene e Sirakov realizza il gol del 2-0. Nel frattempo la Svizzera si è portata sul fronte avversario, avanza Oettinger. Oettinger è riuscito a passare fra Sirakov e Kiryakov, mette in mezzo, poi ancora Bonvin, l'azione continua, un tiraccio che poi Ivanov butta lontano, ma c'è stato un fallo di mano a giudizio del signor Asenbacher commesso dagli svizzeri, qui di calcio di punizione per la Bulgaria che ora conduce per 2-0 fra l'entusiasmo dei circa 50.000 spettatori che affollano lo stadio Vasili Levski di Sofia. Due reti che hanno messo in luce le lacune di una difesa non molto attenta soprattutto sui disimpegni corti. Ne vediamo Casimir Borisov, l'assistente di Vuzov, l'allenatore squalificato dei bulgari, e la palla torna nel raggio d'azione di Mikhailov. Kiryakov, che è stato all'origine del gol del raddoppio con la sua rimessa laterale, tiro di Kostadinov toccato male da Egli verso Penev, la sua conclusione non controllata a terra da Huber, la rete facilissima porta vuota di Sirakov. Heinz Herrmann, Kiryakov, giocano con maggior determinazione i bulgari, inoltre che già qualche perplessità avevano suscitato durante il campo di allenamento di Abtwil, sembrano davvero in balia dei loro avversari e non sono stati in grado sin qui di opporre una minima controreplica alla supremazia insistita di questa selezione bulgara che gioca senza Stoichkov. Un'altra rimessa in gioco intanto per la Svizzera, Turkilmaz, mentre c'è un giocatore che è rimasto a terra seduto nella metà campo svizzera. Quindi gioco interrotto, avremo la rimessa laterale, mentre dice tutto questo sguardo corrucciato di Ulli Stilich, il coach dei rossocrociati. Preso dei rischi che finora non si sono rivelati paganti, Ulli Stilich, tirando a centrocampo Beazutter e Bonvin, unitamente a Collere e ad Heinz Herrmann. Non c'è stato assolutamente filtro in questo reparto sino a questo momento e quindi hanno avuto buon gioco i bulgari che hanno avuto quasi sempre l'iniziativa del gioco. Tanto Svizzera in avanti con Turkilmaz, non hanno scelta gli elvetici ma ora rischiano di prestare il fianco al contropiede avversario. Ancora Heinz Herrmann lotta a contatto con Jan Koff e commette fallo. Un gioco spezzettato, altra punizione in favore della Bulgaria. 28 minuti di gioco nel corso del primo tempo, Bulgaria 2, Svizzera 0. Sulla palla Iliev. Tocco verso Sirakov, l'autore del secondo gol, disturbato da Koller. Rimessa in gioco ancora per la Bulgaria, dice il guardaline. Arriva Kiryakov. Oettinger, Koller, Heinz Herrmann. Ancora Heinz Herrmann dopo il tocco di Koller, palla in mezzo. Beazutter un po' indeciso sul da farsi, quindi serve il terzino di fascia sinistra Orel. Egli. Turkilmaz, il lancio per Beazutter. Palla che è stata buttata fuori da Jankov. È ben organizzata la difesa bulgara. I rossocrociati raramente sono riusciti a portare la palla nell'area di rigore avversaria. C'è questo tentativo di Orel, Koller. Koller in area di rigore, palla per Turkilmaz, si gira, la deviazione, Beazutter, Heinz Herrmann tirano contemporaneamente i due. Sono andati a colpire un difensore bulgaro che è rimasto infortunato, dovrebbe trattarsi di Iliev. Intanto il pallone è portato in avanti in contropiede da Penev. È la prima occasione che la Svizzera
non ha concretizzato, azione che prosegue, Peneffa, Costadino scivola al momento di concludere, Egli ancora una volta affanno e disordine nella nostra area di rigore e situazione risolta da Koller con un invito in direzione di Bonvin che se la vede con Jordanov. Intanto si è ripreso Ivanov che era il giocatore colpito dalla conclusione quasi contemporanea di Heinz Hermann e di Beat Sutter dopo il tentativo mezzo riuscito di sfondamento di Turkimaz. Knupp, vediamo intanto Peneff, classico centravanti, gioca nel Valencia. Turkimaz, Bonvin, Knupp, ancora Knupp, accelerazione degli svizzeri, Knupp potrebbe concludere, la respinta di Mikhailov e la palla che è ributtata in gol, ma c'è una situazione irregolare segnalata dalla guardalinea e quindi questo punto di Bonvin non viene convalidato. La palla era andata a terminare in rete su un rimpallo, situazione di fuori gioco di Bonvin, possiamo rivedere il tiro di Knupp, poi la deviazione a pugni di Mikhailov e la conclusione effettivamente in posizione di fuori gioco a rete di Bonvin, si resta sul 2-0 per i bulgari e probabilmente c'è stato anche il fallo di mano, possiamo rivedere il tiro di Knupp, la respinta del portiere, la palla che è andata a terminare in rete, ma il gol come detto è stato annullato. Cambio intanto a Inserman Bonvin, la Svizzera, ma sul risultato sfavorevole di 0-2 sembra ora prendere qualche iniziativa in più, riceve Koller, ancora Koller si allunga troppo la palla, allontanamento di Jankov mentre è incominciato a piovere, cominciano a intravedere sulle gradinate dello stadio Levski gli ombrelli che si aprono, tempo sempre molto mutevole, capriccioso, qui a Sofia, intanto Egli anticipa Kostadinov e butta il pallone in calcio d'angolo. Siamo di poco oltre la mezz'ora nel corso del primo tempo a Sofia. Bulgaria in vantaggio sulla Svizzera per 2-0. Vediamo questo calcio d'angolo direttamente su Huber, stavolta nessun problema per il nostro portiere che si presta a operare il disimpegno con le mani verso Koller, lasciato sfilare la palla a Orella, ancora Koller, Turkimaz, restituzione di palla verso Bonvin che anticipa un avversario, Oettinger battuto da Jankov, Kiriakov, Heinz Hermann e posizione di fuori gioco di Bea Zutter segnalata dal guardaline. Applicano sicuramente meglio la tattica del fuori gioco i difensori bulgari rispetto ai nostri, mentre si è abbattuto a terra, visibilmente colpito Iliev, fortunato Iliev, arriva sul posto l'arbitro Assenbacher e ha già dato a tutti l'impressione di consultare il cronometro, vedete, di voler di conseguenza recuperare il tempo che andrà perso per soccorrere il difensore centrale della Bulgaria. Infortunio a Iliev, rivediamo il tentativo di rovesciata con Heinz Hermann, quindi ha fatto tutto da solo Iliev, senza alcuna responsabilità da parte dei giocatori svizzeri in questa circostanza. Ne ha portato a bordo campo Iliev, mentre si riprende a giocare, vedete Iliev, Bulgari momentaneamente in 10 uomini e Kiriakov che è pronto alla rimessa laterale. 2-0 per la Bulgaria, partita che si va facendo sempre più difficile per la Svizzera, che sperava di poter mantenere la situazione in equilibrio almeno più a lungo di quanto in effetti non sia stato. Ora i rossi avanzano ancora con Bonvin, Heinz Hermann, Knupp tentava di ricevere la palla, Kiriakov è intervenuto, Costadino contropiede di Peneff, pallone troppo lungo per il lungo e atletico numero 9 della Bulgaria, quindi rimessa in gioco per la Svizzera effettuata da Oettinger, ecco appunto Peneff. Messo in gioco su Beat Sutter, anticipato dal roccioso Kiriakov che appare
un autentico combattente sul fianco sinistro, ancora Kiryakov, perde la palla, Oettinger, posizione centrale, arriva Yordanov, Docev, Ivanov. Intanto sembra che Iliev voglia ritornare in campo, lo vedete sfilato sul teleschermo in basso, alzare il braccio a bordo campo, chiedere di essere riammesso fra i protagonisti della partita all'arbitro Asenbacher, e così è in effetti è rientrato tra gli applausi Iliev. Il pallone è giocato da Yordanov. Ivanov, quale si è proiettato Bov, ha ricevuto Docev. Iliev completamente recuperato, lancio per Penefin, fuori gioco nel cerchio mediano del terreno. Posizione già battuta da Egli verso Oettinger, sarà costretto a stringere i tempi, ma sono due le lunghezze di ritardo da colmare, e sono molte, contro un avversario di questa caratura. Comunque nulla è detto, svizzeri che si proiettano in avanti, ma che denunciano ancora una volta i loro limiti con questa combinazione non riuscita fra Oettinger e Dainzerman. Kiryakov fa la rimessa laterale per la Bulgaria. Sirakov, poi Balakov, Oettinger. È stato un fallo, qualcuno ha sgomitato da parte della Bulgaria, si è alzato a discatto Stilic, avrebbe preteso l'applicazione della norma del vantaggio, ma l'arbitro tedesco Asenbacher ha preferito accordare la punizione alla Svizzera. Batte Oettinger. Posizione battuta verso Herman. Herman, Sirakov. Centro di Herman, tenta il colpo di testa Krupp, palla fuori area, recuperata da Egli, servizio per Turkilmaz, ancora Egli che cerca di passare fra le maglie bianche della difesa bulgara, non ce la fa, collabora anche Orel, poi Yordanov, porta il contropiede, passaggio verso Docev, davanti il difensore Docev, subisce il fallo di ritorno da parte di Bomba, quindi altra punizione a favore della Bulgaria. Bomba è stato richiamato verbalmente dall'arbitro, finora un solo ammonito, Orel. Cartoncino giallo per il difensore del Losanna. E che punizione. Abbiamo ritrovato al solito Yordanov, Penef. Penef contro Egli. Rapporto diretto fra due lunghi, poi Koller. E la rimessa laterale indica il guardalinee, vedete, sarà in favore della Svizzera con qualche protesta da parte di Penef. Questa laterale è effettuata da Orel, gli corre incontro a Turkilmaz, gli rende il pallone. Huber, poco fortunato nelle due circostanze in cui è stato battuto, in entrambi i casi non ha saputo controllare il pallone a terra, e il portiere del Losanna, favorendo poi gol ravvicinati di Kostadinov nella prima circostanza e di Sirakov nella seconda. Kerr, avanza Bonvin, ha lasciato sfilare la palla per Turkilmaz. Si è tentata una finezza di tacco, conquista comunque una rimessa laterale. Rimessa già avvenuta dallo stesso Turkilmaz. Orel Turkilmaz. Bonvin. È andato in sovrapposizione Turkilmaz, ha ricevuto. Knupp è un po' fuori dal gioco. Cerca di farsi notare dai compagni, ma non viene servito. Qui è Orel. Palla portata avanti da Bonvin. Gioco sempre troppo laborioso da parte degli svizzeri. Sempre molti passaggi. E alla fin fine i bulgari riescono a venirne fuori. Docev, la palla verso Yankov, disturbato da Egli, rimessa in gioco, indica il guardalinee in favore della Bulgaria, di aver toccato per ultimo la palla a Egli. Ormai siamo al 38esimo nel corso della prima parte qui a Sofia. Bulgaria in vantaggio sulla Svizzera per 2-0. Sembrerebbe ormai una partita senza storia, soltanto un coraggioso ritorno in partita degli svizzeri con un gol ancora nel primo tempo forse potrebbe ancora restituire interesse all'incontro. Per il momento i bulgari in vantaggio di due gol danno l'impressione di controllare la partita. Tanto Kiryakov ha dato in profondità verso Kostadinov, che sgomita un po' con Egli, riesce a salvare stavolta Huber. Salvataggio di Huber dopo che Kostadinov aveva duramente impegnato Egli. Orel, passaggio a Koller. Turkilmaz che gioca sul fianco sinistro quasi esclusivamente in posizione da centrocampista,
Ancora Turkilmaz. Ha chiamato allo scambio Herr. Sutter è andato in sovrapposizione ottica sulla destra, eccolo servito. Ottiger, il centro direttamente su Mikhailov, anticipato nettamente Knupp nella circostanza dalla uscita con buon tempo del portiere del Belenenses. Contropiede intanto di Balakov. Balakov con Kostadinov in posizione regolare ma sul filo del fuorigioco, il centro per Siratov, acrobatica rovesciata, più per la platea che non per gli effetti pratici dell'azione. Parata facile di Huber, primo piano di Sirakov. Possiamo rivedere la sua acrobatica rovesciata, ma il tiro è smorzato, è facile per il portiere del Losanna. Svizzeri che si sono riportati nel frattempo nella metà campo avversaria, hanno conquistato un altro calcio di punizione battuto da Ottiger verso Turkilmaz. Einzermann ha cercato un varco fra Kiryakov e Ivanov, poi la palla è andata a terminare oltre il fondo, toccata per ultima da un bulgaro, quindi ci sarà possibilità di calcio d'angolo per la Svizzera. Calcio d'angolo dopo 40 minuti di gioco nel corso del primo tempo, calcio d'angolo che sta per essere battuto sul fianco destro da Turkilmaz. Colpo di testa è stato di Knupp, la deviazione di Jankov, poi tenta la volée Koller da lontano, si impegna Mikhailov e riesce a intercettare la palla, conclusione da lontano di Koller, parata di Mikhailov. Cercano soluzioni da lontano i rossocrociati, visto che finora da vicino non sono mai riusciti a inquietare il portiere avversario. E qui ha scambiato con Docev, ancora Mikhailov, procede Sirakov, ecco l'autore del gol del raddoppio per la Bulgaria. Passaggio su Balakov, poi Jordanov, ha intercettato Ottiger, Turkilmaz, Bea Sutter, ancora Sutter per Turkilmaz che è stato chiuso dal ritorno in zona difensiva dell'onnipresente Jordanov. Il lancio intanto sulla fascia destra a cercare Kostadinov, si innova il duello con Orel, raddoppio di marcatura con Bonvin, palla già ricevuta da Docev. Docev, Bonvin, Orel, chiuso bene stavolta il vallesano nei confronti del terzino laterale destro della Bulgaria, via Inzerman, ancora Orel, cerca di venire su verso la metà campo la Svizzera. Egli, palla che gli è stata intercettata da Sirakov. Jordanov, malgrado un tentativo di collare, ancora Jordanov, Kerr, Egli, e c'è il fallo che è stato commesso nei confronti di Egli a centrocampo da parte di Balakov. Vedete Egli che giace infortunato a terra, è autorizzato il massaggiatore Henner al seguito della Svizzera a fare il suo ingresso in campo per prendersi cura di Egli che si è infortunato in uno scontro con Balakov. Vedete che continua a piovere sulle gradinate en plein air, come direbbero i francesi, dello stadio Vasili Levski di Sofia. La pioggerella insistente che per il momento comunque non disturba il regolare andamento della partita. Bulgaria 2, Svizzera 0, è un punteggio sicuramente legittimo, almeno nella sostanza, quello che i bulgari hanno finora ottenuto contro una formazione elvetica che ha incominciato un po' a giocare dopo aver incassato la seconda rete di Sirakov. Lancio ancora di Egli, troppo lungo, agevole l'intervento di Mikhailov ed è sfuggito un gesto di stizza Stiliche, che in panchina ha gettato a terra un maglione che si trovava nelle vicinanze. Koller, Turkilmaz, ho anticipato Kiryakov, Balakov, il lancio in mezzo per Kostadinov, lo scatto con Egli, è un po' in ritardo Egli e poi il passaggio all'indietro di Egli per Huber. È caduto Kostadinov, ma l'intervento di Egli è stato sicuramente sulla palla. Il Svizzera che riguadagna la metà campo avversaria nel frattempo con Orel, Knupp, ancora Knupp. Sono stati addosso in tre, uno per volta, si è arreso su Ivanov, poi ha subito l'attacco in prossimità della linea laterale di Bonvin. Interruzione di gioco da parte di Assenbacher, quindi punizione per l'infrazione che è stata commessa da Bonvin a favore della Bulgaria. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Iliev. Siamo già entrati, recuperi esclusi, nell'ultimo minuto di gioco del primo tempo, Bulgaria 2, Svizzera 0. La punizione di Iliev
duello aereo Herr Kostadinov, la spuntata il difensore centrale del Losanna, quindi Heinz Fehrmann. Il lancio a cercare Turkilmaz che se la vede con Ivanov. Ivanov lo anticipa. Duello Ivanov-Turkilmaz, la Svizzera conquista perlomeno un'altra rimessa laterale. Ci si deve accontentare. Turkilmaz, rimessa in gioco direttamente su Oettinger. Il centro ribattuto in fallo laterale da Balakov. Intanto arriva l'arbitro Asenbacher, che ha visto una irregolarità e quindi concede alla Svizzera la punizione. Beat Suter. Due bulgari in barriera, più piccolo di Kiryakov. E la palla è andata a atterrare in una zona dove non c'erano rossocrociati. Docev la recupera effettuando la rimessa in gioco. Ormai siamo al 45esimo del primo tempo, fra poco l'arbitro Asenbacher manderà le squadre negli spogliatoi. Qui c'è un'altra infrazione commessa dagli svizzeri. E altra possibilità di calcio di punizione da parte della Bulgaria, che nella prima mezz'ora ha segnato due gol, controllando poi agevolmente la situazione nell'ultimo quarto d'ora di questo primo tempo che si sta spegnendo. Si è allineata all'altezza del cerchio mediano la nostra difesa, che gioca come detto senza battitore libero, in linea, con qualche rischio che si è evidenziato nel corso di questo primo tempo. Ancora Herr, lo scambio con Heinz Fehrmann, il passaggio a cercare Knup. Knup se la vede con Ivanov, in sovrapposizione Beat Suter, ancora Knup. Knup in area di rigore, poi la palla è deviata dal roccioso Kiryakov oltre il fondo. Calcio d'angolo per la Svizzera, dovrebbe esserci il tempo per calciarlo. Dalla destra Heinz Fehrmann si appresta alla battuta. Vedete intanto il giocatore di riserva della Bulgaria, ha ricevuto Koller al limite dell'area di rigore. In area di rigore Koller fa tutto da solo, poi dà l'indietro ancora ad Heinz Fehrmann, i due non si capiscono e purtroppo questi fraseggi sbagliati si sono ripetuti spesso nel primo tempo. E c'è rimessa laterale in favore della Bulgaria, ma l'arbitro Hans Asenbacher, se riesco, ha dato nel frattempo il segnale di chiusura del primo tempo. Amareggiato Uri Stilike, che vedete intervistato da un collega della televisione bulgara. Bulgaria in vantaggio per 2-0 alla fine del primo tempo. Kostadinov al decimo sul calcio di punizione di Jordanov ha portato in vantaggio i bulgari. Sirakov al 24esimo di questa prima parte ha raddoppiato sfruttando una rimessa laterale di Kiryakov, poi un tiro di Penev non trattenuto a terra dal nostro portiere Huber. Sirakov a porta vuota ha facilmente potuto segnare. Svizzera che è stata spesso costretta a subire l'iniziativa dell'avversario nella prima mezz'ora, poi nell'ultimo quarto d'ora i rossocrociati sono usciti un po' allo scoperto, ma il portiere Mikhailov non è stato mai realmente inquietato. Signore e signori, riprendiamo a parlarvi dallo stadio Vasily Levski di Sofia. È imminente l'inizio del secondo tempo del confronto fra Bulgaria e Svizzera. Vedete riassunta la situazione al termine del primo tempo, 2-0 per i bulgari con reti di Kostadinov e di Sirakov. C'è stato poco da fare nel corso della prima parte, i bulgari sono apparsi migliori di noi dal punto di vista fisico, tecnico e mentale, soltanto nell'ultimo quarto d'ora, quando però i bulgari si sono calmati dopo aver segnato due reti nei primi 30 minuti, i rossocrociati hanno avuto qualche possibilità di mettere il naso alla finestra senza peraltro riuscire a inquietare il portiere Mikhailov. Intanto in sovraimpressione vedete scorrere ancora i nominativi dei giocatori della Bulgaria con Mikhailov portiere, Docev, Ivanov, Kiryakov, Iliev, Yankov, Kostadinov, Jordanov, Penev, Sirakov e Balakov. Non ci sono stati dei cambiamenti durante la pausa, ma abbiamo visto che nel corso dell'intervallo Chapuisat si è insistentemente preparato a centrocampo, quindi è probabile che fra poco entrerà il giocatore, anzi è già entrato, lo vediamo con il numero 14 in campo Chapuisat, che è stato dunque mandato sul terreno da gioco all'inizio del secondo tempo da Uli Stilike. C'è questo tentativo di cross, il colpo di testa da parte di Beat Suter e questa opportunità che la Svizzera non concretizza,
dopo un minuto di gioco nel corso della seconda parte. Colpo di testa in tuffo di Bea Zutter, che vedete dietro i nominativi dei giocatori elvetici che scorrono sul teleschermo, su un cross dalla sinistra, e quindi gli elvetici hanno avuto qui la loro prima autentica occasione da gol. Bea Zutter, rinvio dal fondo intanto del portiere bulgaro Mikhailov, è stato inserito al posto di Koller, Chapuisat, che gioca quindi alla sinistra con Bea Zutter al centro, Knup a destra e Türkılmaz, che continua ad occupare una posizione di centrocampista avanzato. Oettinger, la palla è stata messa fuori dall'intervento di Jankov, rimessa in gioco dello stesso Oettinger, il passaggio verso Knup, quindi Sirakov sul servizio di Balakov, contropiede minaccioso dei bulgari, va in sovrapposizione Kiliakov, che viene in effetti servito, il centro di Kiliakov, il colpo di testa di Kostadinov e la palla respinta dal montante. Palo di Kostadinov in tuffo di testa su cross dalla sinistra di Kiliakov, che era andato in sovrapposizione ed era stato servito, quindi opportunità per i bulgari. Rivediamo il centro di Kiliakov e poi il colpo di testa in tuffo di Kostadinov, che anticipa Egle, la palla è ribattuta dalla base del palo alla destra di Uber. Intanto c'è la Svizzera che attacca con Heinzelmann, passaggio per Bea Zutter, mentre indugiamo ancora sul replay dell'azione di poco fa, allontanamento di Iliev, d'anticipo su Chapuisat. Vedremo se la presenza di Chapuisat conferirà maggior vivacità al reparto offensivo svizzero, che è parso piuttosto spento nel corso del primo tempo. La Svizzera aveva segnato anche un gol con Donvern, un punto annullato per precedente ballo di mano. Chapuisat, la vede con Docev, che gli ha tolto la palla. Sirakov, scatta Penef e sulla sinistra è andato a tentare di mantenere la palla in gioco, riuscendovi Balakov. Balakov ancora, sta entrando in area di rigore Balakov, poi Jordanov, anticipo stavolta efficace di Egli, e la Svizzera se la cava a buon mercato in questa situazione veramente molto difficile. Inizio di secondo tempo vivace da una parte e dall'altra. C'è stato il colpo di testa in tuffo di Kostadinov sul palo dopo il cross di Kiliakov, e per la Svizzera abbiamo avuto la possibilità pure in tuffo di testa di Bea Zutter, palla fuori di pochissimo al primo minuto. Knup, lanciato da Heinzelmann, va a chiudere Iliev, intonato l'avversario Adrian Knup, e quindi avremo la punizione per la Bulgaria. Fallo di Knup, arriva l'arbitro tedesco Assenmacher, che nel primo tempo ha ammonito Orel per fallo su Kostadinov. Situazione battuta intanto da Iliev verso il portiere Mikhailov. Türkılmaz va a disturbare un po' il portiere nell'effettuazione del rinvio. Palla a centrocampo, Balakov, anticipato da Oettinger, il colpo di testa di Kiliakov, questi è Jordanov, poi ha alzato un po' troppo la gamba Kheir, vantaggio, indica il signor Assenmacher, poi Balakov ha tentato un suggerimento in profondità, ma la palla è andata fuori, Kheir. Rimessa in gioco per la Svizzera e l'incarico passa poi a Oettinger. Egli, il passaggio verso Bea Zutter, Heinzelmann, Orel. La Svizzera cerca di rovesciarsi nella metà campo avversaria, Egli è chiuso fra due bulgari e subisce il fallo, quindi calcio di punizione a circa 25 metri dalla porta di Mikhailov. Sono stati Ivanov e Tocev a chiudere in sandwich Andy Egli, quindi punizione per la Svizzera. Quando si gioca ormai da 3 minuti nel corso del secondo tempo, calcio di punizione indiretto, come indica tenendo il braccio alzato il tedesco Assenbacher, arbitro di questa partita. E intanto c'è Mikhailov che è uscito su Chapuisat, che gioca con il numero 14, lo vedete in area di rigore, dal secondo tempo al posto di Koller. Colpo di testa di Egli, Sutter, disturbato da Jankov, mantiene la palla, Sutter, Ivanov, non c'è fallo, l'arbitro ha ritenuto che l'intervento sia avvenuto sulla palla, Kiliakov inseguito da Oettinger, Balakov, e c'è il fallo di ostruzione di Kheir nei confronti di Balakov, altro calcio franco in favore dei bulgari, sia da Balakov che vedete confortato da Kiliakov, l'infrazione è stata commessa a ostruzione da parte di Dominik Kheir. Posizione che è già stata battuta,
ora Heinz Hermann fermato da Balakov, e stavolta è Balakov che ha finito per commettere fallo, ha scalciato via la palla e Assenmacher estrae il cartoncino giallo, ammonito Balakov, che si aggiunge quindi a Orel sulla lista dei cattivi di questa partita per aver scagliato via la palla mentre la Svizzera stava fruendo di un calcio di punizione. Balakov è stato ammonito, calcio di punizione che sta intanto per essere battuto da Oettinger. Sempre Bulgaria 2 Svizzera 0, 5 minuti nel corso della ripresa. Ecco la posizione battuta da Oettinger, palla a Bonvin, il tocco per Heinz Hermann, il lancio in area di rigore per Beat Sutter, che però si è fatto anticipare da Kiriakov. Ha suscitato molte discussioni durante la pausa l'assetto tattico difensivo della Svizzera, con la retroguardia disposta in linea, ma con giocatori centrali come Egli soprattutto e piuttosto lenti, e quindi spesso presi d'infilata dai più agili e veloci avversari, sovente anche nei momenti di avanzamento con Oettinger e Orel sulle fasce. Egli è rimasto attardato, tagliando così la possibilità di mettere in fuori gioco i bulgari. Intanto c'è uno scambio fra Orel e Heer, i due del Losanna. Tenta di intervenire Penef, che è stato coinvolto in modo decisivo in entrambe le occasioni da gol. Il costadino vede Sirakov nel primo tempo, Sirakov ancora in avanti, attenzione a Jordanov che appare in sovrapposizione sulla destra, li mette in mezzo Penef, la schiacciata da parte di Oettinger su Sirakov, Sirakov ancora e salvataggio in calcio d'angolo di Kerr per il numero di Sirakov, e perde la pazienza Uli Stilic, che si alza in prossimità della panchina rosso-crociata. Altro momento molto delicato per la nostra retroguardia e per il numero in slalom di Sirakov, che ha conquistato un calcio d'angolo sulla deviazione sul fondo di Kerr. Calcio d'angolo che sta per essere battuto da Jordanov. Vediamo in primo piano il giocatore protagonista dell'azione di poco fa. Ancora Jordanov che mette in mezzo, fuori gioco di Iliev, fuori gioco di Iliev davanti a Uber. E quindi avremo la punizione per la Svizzera. Riceve Uber, che come già detto non è stato molto fortunato nelle due circostanze in cui è battuto, in entrambe le volte non è stato in grado di ammaestrare difficili palloni a terra. Un'altra punizione in favore della Svizzera, che gioca all'offensiva come avrebbe dovuto fare nella prima mezz'ora, ma si gioca sempre in funzione di come e quanto l'avversario lascia fare. Nella prima mezz'ora del primo tempo i bulgari hanno ampiamente dominato. Punizione battuta da Heinz Hermann su Bonvin, disturbato da Tocev. Ha ricevuto Orel, c'è Penef in agguato, palla Egli. Egli allo scambio con Heinz Hermann, davanti al quale c'è Jordanov, il centro per Chapuisat, disturbato da Ivanov. Supremazia territoriale ora dei rossocrociati, che guadagnano questa rimessa in gioco avvenuta su Chapuisat da parte di Heinz Hermann, che riceve ancora, butta in mezzo, la rovesciata è stata di Tocev. Penef ha schiacciato su Sirakov, l'azione proseguita da Kostadinov. Kostadinov per Kiriakov, che è un po' un motorino come vedete sul fianco sinistro, sempre presente in queste fasi d'avanzamento. Ha ricevuto Kostadinov in mezzo per Penef, anticipo di Orel. Poi ancora Kostadinov, gli ha sottratto la palla Kiriakov. Orel si riprende il pallone che aveva perduto, lo scambia con Heinz Hermann, intervento di Ivanov, non c'è fallo o norma del vantaggio applicata dall'arbitro tedesco. Beat Sutter, Oettinger, davanti al quale c'è Jordanov, riceve Bonvin e lascia sfilare la palla in direzione di Orel. Il tocco su Chapuisat, chiuso da Ivanov, che non gli concede un palmo di spazio. Avanza Sirakov, contropiede per la Bulgaria. Sirakov riceve Penef, che entra in area di rigore, attenzione Penef di sinistro e la palla va fuori. Altra grossa opportunità non concretizzata dai bulgari per andare sul 3-0, con questa stoccata di sinistro di Penef che ha mandato la palla a lato. Rivediamo l'azione, Penef che entra in area, vedete che libera il sinistro, ma la sfera è sul fondo. Un montante di testa di Kostadinov, questa azione di Penef sul conto profitti dei bulgari nel secondo tempo. Per la Svizzera il colpo di testa in tuffo di Beat Sutter al primo minuto, fuori di pochissimo. Egli verso Orel. Intanto c'è Ebi che si sta scaldando a bordo campo per la Svizzera. È già entrato Chapuisat all'inizio del secondo tempo per Marcel Koller, unico giocatore su prestito delle Grasshoppers in questa selezione rosso-crociata.
frattempo Knupf è stato anticipato da Ivanov, quindi non c'è calcio d'angolo per la Svizzera ma rinvio dal fondo per la Bulgaria. Ha rinviato Mikhailov, mentre tutto Balakov, rimessa in gioco per la Svizzera. Penef ha sparacchiato via il pallone che controllava Ottinger. Rimessa in gioco dello stesso Ottinger, in Zerman ancora Ottinger, se la vede con Balakov, poi Kiriakov. Egli ha sottratto il pallone d'un soffio a Penef, lo ha dato da Zerman. Sempre Heinz Zerman, se la vede con Kiriakov. Heinz Zerman, buona possibilità, parte il tiro, ma è poco centrato e la palla va fuori. Buon numero di Heinz Zerman che si è liberato di Kiriakov e dal limite ha messo la palla sul fondo. Episodio ormai all'undicesimo della ripresa. Altro rinvio di Mikhailov, Balakov, Heinz Zerman verso Ottinger, pallone rilanciato verso Penef. Penef che è lungo come più di Egli di Kerr, ma è nettamente più veloce, mette in mezzo allontanamento di Egli e quindi di Kerr. Palla a centrocampo, Bonvin, passaggio verso Chapuisat, avanza Chapuisat, il centro, vigila Ivanov. Posizione Turkilmaz che si avventa su Mikhailov, ma il portiere lo ha anticipato. Ha qualcosa da ridire Turkilmaz, mentre rivediamo la parata sul tocco all'indietro di Ivanov, del portiere capitano dei Bulgari. Queste immagini sono di nuovo in diretta. Turkilmaz anticipato da Dochev, riceve il pallone Beazuter. Beazuter tira direttamente in porta, la palla rimbalza, Knupf! E la palla in gol, 2-1, Knupf, su un tiro di Beazuter non trattenuto dal portiere, di mezzo alle distanze, riporta in partita la Svizzera. Intanto c'è un giocatore bulgaro che vedete arrotolato in fondo alla rete, forse si è infortunato. Comunque Knupf, su un tiro di Beazuter non trattenuto dal portiere, al 14° del secondo tempo, di mezzo alle distanze per la Svizzera, Bulgaria 2, Svizzera 1. Possiamo rivedere la conclusione di Beazuter, il portiere tradito dal rimbalzo, riesce in qualche modo a smanacciare, arriva Knupf che bene appostato, incrocia e mette in rete malgrado il tentativo disperato, vedete, di Ivanov che poi si è infortunato in fondo alla rete della propria squadra. Bulgaria 2, Svizzera 1, è un gol che rende significati che sembravano dimenticati a questo confronto. Ora vedremo se la Svizzera saprà continuare a mantenere questa supremazia nella metà campo avversaria che aveva ottenuto nel corso della prima parte del secondo tempo. Nel frattempo c'è stato un fallo su Egli, la posizione è già stata battuta. Kerr, il servizio su Beazuter, in contropiede Ottinger, rimedia in Zerman, ancora Knupf, il tocco verso Ottinger, la restituzione di palla a Knupf, Knupf che rimette in mezzo Kiriakov, passaggio verso Balakov. Vedete Knupf, l'autore del gol rossocrociato, che rientra, mentre c'è un contropiede insidioso di Balakov, intercettato da Kerr per la Bulgaria. Riparte la Svizzera, Bonvin lascia sfilare il pallone nel raggio d'azione di Chapuisat. Chapuisat serve molto bene di ritorno Bonvin. Bonvin ha saltato a sua volta agevolmente Iliev. Bonvin, area di rigore, parte il centro, la parata di Mikhailov. Turkilmaz attendeva il passaggio appostato all'altezza dell'area minore dei Bulgari. Accelerazione degli svizzeri che si sono scossi all'inizio del secondo tempo, evidentemente catechizzati da Uli Stirich negli spogliatoi, sono riusciti a segnare con Knupf. Tanto qui rivediamo il centro di Bonvin e la parata di Mikhailov con, vedete, Turkilmaz controllato da Kiriakov all'altezza dell'area di porta. Lancio nel frattempo di Balakov verso Kostadinov, è intervenuto Orel, ha commesso fallo, mentre comincia a inquietarsi anche Casimir Borisov, l'assistente dello squalificato Ivan Vuzov, il selezionatore bulgaro. Calcio di punizione sulla palla Kostadinov,
che poi viene rilevato da Yordanov. Yordanov ha battuto incontro a Balakov. Balakov accelera, è stato fermato in modo eccellente da Orel, contropiede intanto impostato da Beazuter, il pallone successivamente portato nella metà campo avversaria da Hottinger. Sulla destra in attesa di ricevere il passaggio, in effetti è servito Knup, restituzione verso Hottinger, il centro di Hottinger in mezzo, Turkilmaz, anticipo di Yordanov, palla fuori, Balakov, Sirakov, mentre Penefe e Costadino fattendone il passaggio e entra in gioco anche Balakov, ha diverse possibilità Sirakov, poi c'è l'intervento giudicato irregolare in ostruzione su Balakov da parte di Egli. Balakov e Sirakov entrambi a terra, seduto vedete in primo piano Balakov alle sue spalle, a terra colpito da Egli il numero 10 Sirakov, e di calcio di punizione a 20 metri in posizione centrale dalla porta di Hoover. Alla ripresa del gioco, dopo questa concitata situazione che rivediamo quasi all'ingresso della nostra area di rigore, c'è l'intervento su Sirakov da parte di Egli, l'allontanamento nel frattempo di Orel che aveva anticipato Balakov. Intanto si profila un cambio anche nella selezione bulgara, vedete Casimir Borisov, mentre ci sono alcuni giocatori in tuta che si stanno preparando a bordo campo, vedremo chi fra Georgiev, Todorov, Tanev e Alexandrov verrà mandato sul terreno da gioco e chi gli farà posto. Dovrebbe entrare Tanev che si sta preparando. Intanto seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione. Yordanov parata, il tiro era centrale di Stefano Huber, nessun problema stavolta per il portiere del Losanna che viene disturbato da Sirakov. Rivediamo la punizione di Yordanov e la parata di Huber. 2-1 per la Bulgaria. Torniamo in diretta per questa infrazione che è stata commessa su Pomvin da parte di Yordanov, il calcio di punizione. Posizione già stata battuta, ha ricevuto Knup, parte il tiro di Knup, la sfera è ribattuta da Ivanov, allontanamento di Yankov che era schiacciato nel raggio d'azione di Hottinger, alle prese con Balakov, ha mantenuto il possesso di palla Hottinger, Knup d'anticipo si è infortunato scontrandosi con Iliev, infortunio a Knup e a Iliev che si sono scontrati e che vedete giacciono entrambi a terra infortunati, Knup e Iliev verranno a correre di massaggiatori mentre sta per essere richiamato Sirakov e al suo posto entrerà il numero 16 Tanev, lo vedete già pronto a bordo campo per la Bulgaria, quindi Sirakov uscirà e al suo posto entrerà con il numero 16 Tanev, eccolo il numero 16 giocatore di riserva e con il numero 10 il rappresentante dell'UEFA pronto a richiamare il bulgaro che porta questa maglia, cioè Sirakov, che è stato l'autore del secondo punto nel primo tempo. Intanto sono sempre infortunati a terra Iliev e Knup che si sono scontrati cercando generosamente di entrare sulla palla. Knup si è già ripreso, ancora a terra Iliev. La Svizzera ha avuto un buon ritorno nel secondo tempo, i bulgari forse si sono illusi di poter amministrare le due lunghette di vantaggio, il gol di Knup ha riaperto un po' la gara, vedremo fino a che punto. Intanto si perfeziona il cambio, vedete Sirakov che si appresta a uscire e a far posto al numero 16 Tanev. Entra Tanev, i giornalisti bulgari dipingono come un eccellente tecnico. Vedremo se darà il suo contributo al posto di Sirakov, quindi siamo a un cambio per parte, Shafizà per Koller nella Svizzera, ora Tanev per Sirakov nelle file della Bulgaria. È già ripreso, in posizione verticale anche Iliev, calcio di punizione che lo stesso Iliev batte verso Yordanov. Cerca di disturbare Yordanov, Pomv tocca il suo primo pallone Tanev, accelera Tanev. E il passaggio è per Penef che controlla male, favorisce il rinvio di Kerr. Qualche accelerazione offensiva ora da parte dei bulgari, che hanno visto il loro vantaggio dimezzato dal gol rossocrociato di Knup.
difesa di Tocev. In testa Bonvin, anticipato le intenzioni di Costadino, va in Zerman ancora Bonvin e ha buttato la palla fuori Tanev. Rimessa di Orel, Egli cerca di accelerare la Svizzera, scambio fra i due centrali, Egli e Herr, Oettinger. Lancio verso Beat Sutter, è disturbato da Jankov, Hermann. Knupp ha sbucciato male questa palla, favorendo il recupero difensivo di Kiryakov. La palla Mikhailov, sempre in agguato Turkilmaz. Rinvio verso Penef, si rinnova il duello fra i due, cioè Penef e Heer, e poi c'è un fallo netto di Penef nei confronti di Oettinger, ci sarà il cartoncino giallo anche per l'attaccante bulgaro del Valencia. Ammonito Penef per il fallo commesso ai danni di Oettinger. Quindi sono tre giocatori ammoniti in questa partita, rivediamo. Infrazione su Oettinger da parte di Penef, c'è uno sgambetto da tergo, quindi del tutto legittima l'interpretazione di Assenmacher, che ha ammonito il giocatore bulgaro. Ammoniti Penef e Balakov per la Bulgaria e Orel per la Svizzera. Intanto ci sono proteste, vedete, dalla panchina elvetica per la mancata concessione alla Svizzera di una rimessa in gioco che invece passa ai bulgari, un po' di insofferenza sulla panchina, dove vedete Uli Stilike piuttosto impacuccato nella giacca della tuta. Ancora possibilità di calcio franco con Jordanov per la Bulgaria. Siamo ormai verso il 24esimo nel corso del secondo tempo, Bulgaria 2, Svizzera 1, Tanev. Ancora Tanev, accelerazione, allontanamento di Kher, Turkilmaz anticipato da Ivanov, Kiryakov. Lotta Kiryakov e Azuter, fallo del giocatore del Neuchâtel Xamax, altro intervento di Assenmacher. Finora ha diretto bene questa partita. Avremo il calcio di punizione ancora per la Bulgaria. Continua a piovere, terreno via più viscido, soffia anche un po' di vento in favore dei rossocrociati. Posizione di Ivanov, poi Tanev ha toccato sostituendosi al difensore verso Jordanov. Posizione quindi di Tanev per Jordanov. Tocev controllato bene la palla che scendeva dall'alto, quindi Penef, Egli, dopo un'esitazione di Kher, palla Bonvin. Continua l'azione Chapuisat. Anticipo e poi fuori gioco di Penef e di Costadino, sta segnalato dal guardaline. Fuori gioco dei due bulgari, calcio di punizione già battuto per la Svizzera. Imposta Beat Sutter. È stato decisivo nell'azione del gol di Knupp. Heinz Zerman, Orel. Svizzera che si rovescia all'ingresso dell'area avversaria, Knupp tocca per Turkilmaz, Ivanov ha intercettato. Buona nelle intenzioni questa combinazione fra Knupp e Turkilmaz, non giunta a buon segno per l'intervento di Ivanov. Rimessa laterale intanto di Orel. Egli a Inzerman, ora la Svizzera che sta dominando nella metà campo avversaria, lavora soltanto di rimessa la Bulgaria, ma qui c'è un passaggio del tutto sbagliato tra Bonvin, Chapuisat di Knupp. Possono quindi respirare i bulgari di Capitan Mikhailov. Nel frattempo c'è Tocev che si porta a bordo campo sotto la tribuna e chiede di essere assistito. Vedremo se ci sarà la seconda sostituzione nelle file della Bulgaria. Tocev a bordo campo infortunato, probabilmente uno strappo alla coscia. Noi abbiamo cercato di interpretare i suoi segnali. Mentre c'è Egli, è intervenuto di testa dando sui piedi di Heinz Zerman. Ostacolato da Tanev. Orel. Chapuisat. Ancora Chapuisat che viene sgambettato da Ivanov. E di altra punizione per la Svizzera, vedete Assenmacher che richiama Ivanov, il numero 3, che gioca nel Betis di Siviglia. Sono due giocatori infortunati a terra, sono Chapuisat, per il fallo di Ivanov, e Tocev che probabilmente ha rimediato uno strappo cammin facendo. Quindi squadre momentaneamente in 10,
Sciacquisà. Sciacquisà sta rientrando, lo vedete, sia pure zoppicante, reduce anche lui da un lungo infortunio. Ha giocato finora una partita sola per intero nel Bayern Dingen in Bundesliga. La posizione di Heinz Hermann, Beazutter, possibilità per Knupp. E quindi Sciacquisà sul rinvio un po' approssimativo della difesa bulgara. Palla si è spenta in fallo laterale, rimessa in gioco, assegnata alla Svizzera, bomba, passaggio in direzione di Heinz Hermann. Accelerano i rossocrociati, non sono più così sicuri come prima i bulgari. Sciacquisà, Knupp, ancora Heinz Hermann, il tiro, la deviazione, la palla che si impenna e va a terminare in fallo laterale. Rimessa in gioco ancora per la Svizzera, che sta premendo alla ricerca del pareggio. Sono un po' capovolte le sorti della partita rispetto al primo tempo, cui gli svizzeri erano parsi in gravi difficoltà. Vedete che si deve recuperare addirittura la palla finita sotto una vettura a bordo campo, scene che spesso succedono negli stadi dell'est che hanno queste piste in cemento intorno ai campi di gara. Rimessa in gioco di Bomb, colpo di testa di Knupp, Heinz Hermann butta in mezzo, Turkilmaz è stato anticipato, Heinz Hermann, tiro di Jordanov, il colpo di testa di Orel, situazione regolare, c'è sempre Iliev alle spalle dei difensori bulgari a scongiurare l'offside per gli svizzeri. Tanev, fallo di Egli nei confronti di Tanev, e quindi altro calcio di punizione per i bulgari. Viaggia ormai verso la mezz'ora nel corso del secondo tempo, 2-1 per la Bulgaria, che sta battendo questo calcio di punizione con Iliev. Penev, intanto Docev non sembra in grado di continuare, tra poco ci sarà la seconda sostituzione nelle file della Bulgaria, è pronto ad entrare con il numero 14 Todorov, giocatore che segnò 2 gol nella partita di Bucarest vinta dalla Bulgaria 3-0 contro la Romania. Intanto c'è stato uno scambio con Van Knupp, Knupp che se la vede con l'irriducibile Kiryakov, non c'è fallo di Kiryakov nei confronti di Knupp, ancora Kiryakov, riceve applausi, poi il lancio di Jankov per Kostadinov, Kostadinov contro Egli, Penev prende posizione al centro, Kostadinov in area di rigore, palla all'indietro, ancora Kostadinov, Tanev che allunga un po' troppo la palla, Tanev va a scivolone, intervenuto Kher e poi ha rubato letteralmente il tempo all'avversario riuscendo a toccare corto per Heinz Hermann. Esce quindi da una situazione delicata la Svizzera, mentre si profila il secondo cambio dei bulgari, sta per uscire Tocev e sta per entrare con il numero 14 Todorov, lo vedete. Oettinger, il passaggio verso Knupp, ancora Oettinger, poi collabora Beazutter dalla parte opposta, Knupp, Beazutter, accelerazione di Beazutter, fallo, fallo che è stato commesso in modo inequivocabile da Jankov, e vuole approfittare Casimir Borisov di questa interruzione di gioco per operare il secondo cambio. Esce Tocev infortunato, entra con il numero 14 Todorov. Del Lokomotiv di Sofia, quindi cambio fra due giocatori della stessa squadra, esce Docev, entra Todorov. Dopo 32 minuti nel secondo tempo, Bulgaria 2 Svizzera 1, punizione di Heinz Hermann e poi la conclusione alta in lunetta di Beazutter, una buona opportunità questa che non è stata sfruttata dai rossocrocianti sulla punizione di Heinz Hermann, la conclusione alta dalla lunetta di Beazutter. Ecco il giocatore dell'Oxamax, è stato l'artefice dell'azione del gol di Knupp, un suo tiro ribattuto da Mikhailov è stato ribadito in rete dall'attaccante del Lucerna. Dal fondo Mikhailov, palla nel raggio d'azione di Bonvin, la schiacciata su Sciacquisà, affrontato da Jankov, rimessa in gioco per la Svizzera, Bonvin, passaggio su Heinz Hermann e poi non è funzionato l'appoggio verso Sciacquisà, andranno alla rimessa laterale stavolta i bulgari. È stato richiamato in panchina da Ulistili che Ebi, che aveva sgambettato per un po' in tutta bordo campo, comunque il
attacco celvetico ancora la possibilità di operare un cambio. È entrato il solo Chapuisat nel secondo tempo al posto di Koller. Orel, eccolo alle prese con Todorov, sempre Orel, Enzerman, Turkilmaz, appoggio verso Chapuisat in area di rigore. C'è stato un intervento forse non del tutto ortodosso su Chapuisat da parte di Iliev, protesto dei bulgari, non si capisce perché. La rimessa laterale di Ponvin, ancora Chapuisat, sempre Chapuisat, disturbato dall'irriducibile Yankov, il suo diretto avversario, il numero 6 bulgaro. E Ponvin ancora alla rimessa laterale. Chapuisat, Yankov lo ha anticipato. Orel in recupero sul veloce Kostadinov, palla controllata in modo pulito da Orel, tocca Knup, appoggio verso Ponvin che si fa anticipare da Ivanov. Cercano il contropiede i bulgari per alleggerire un po' la pressione nella loro metà campo. Panev. Panev si è fatto soffiare la palla da Enzerman. Sta crescendo la Svizzera, ancora Enzerman, passaggio verso Turkilmaz. Ha controllato male l'attaccante del Bologna e quindi Balakov che impegna sulla fascia laterale Oettinger. Scivolato Balakov, poi tenta di andarsene via. Fallo di Oettinger. Ecco Oettinger e Balakov. Colui che ha effettuato il fallo è colui che l'ha subito, quindi punizione per la Bulgaria. Ha ricevuto Yordanov. Le sue tracce è andato Ponvin e poi è stato Beatzutzer a intercettare la palla. Contropiede svizzero, Knup, passaggio verso Turkilmaz. Yankov butta a centrocampo, contropiede minaccioso di Tanev, mentre devono ripiegare per sottrarsi al fuorigioco i bulgari. Kostadinov, Penev in posizione centrale. Kostadinov, Penev, Penev inseguito da Orel. Attenzione, Penev va al tiro direttamente, un raso terra che sfugge al controllo di Huber. Poi il portiere losannese ritorna in possesso di palla con la collaborazione di Egli. Rivediamo la conclusione di Penev e la palla che sfugge a Huber, che poi la recupera con la collaborazione di Egli. Torniamo in diretta a Enzerman, porta la palla a metà campo. Poco più di 10 minuti al termine, Bulgaria 2, Svizzera 1. Beatzutzer a Enzerman. Ancora Beatzutzer, Knup, Enzerman d'anticipo, è finito giù dopo un intervento di Ivanov indubbiamente piuttosto pesante. Vediamo cosa decide Assenmacher. Fallo commesso da Ivanov nei confronti di Enzerman, che ha compiuto letteralmente un volo finendo a terra. Auguriamoci che non si tratti di nulla di grave, no? Ci confortano queste immagini che ci presentano Enzerman di nuovo in posizione verticale. Fallo di Ivanov, forse ci voleva il cartoncino giallo, lo stesso metro di giudizio dell'arbitro tedesco in altre circostanze per Ivanov, però non è stato ammonito, quindi punizione, batte lo stesso Enzerman. Palla sotto rete, colpo di testa di Kerr, quindi Ponvin. Recupero di Chapuisat che viene però saltato da Todorov. Raddoppio Chapuisat e Ponvin contro Todorov. Chapuisat ha avuto la meglio. Yordanov gli ha tolto la palla. Fallo di Chapuisat, Yordanov, punizione su Penev. Scatta Kostadinov. Su Balakov è intervenuto d'anticipo Kerr, Ponvin. Questi è Oettinger, palla fatta proseguire verso Herman. Poi è scivolato Herman, è riuscito ad allungare la palla a Knup. Ancora Knup, in buona posizione Knup. Apertura un po' troppo forte a beneficio di Orel, che non ha fatto in tempo a trattenere la palla in gioco. È indubbiamente cresciuta nel corso del secondo tempo la Svizzera. Il gol di Knup ha rianimato il gioco degli elvetici e in parte ha contribuito a destabilizzare un po' quello dei bulgari. Ora appoggiano un contropiede abbastanza impreciso e improbabile con Todorov. Palla che è stata comunque toccata dagli svizzeri, lo stesso Todorov alla rimessa laterale. Arriva ad effettuarla Tanev. Due gol banali subiti nella prima mezz'ora nel primo tempo da Kostadinov e da Sirakov hanno chiaramente compromesso anzitempo le possibilità degli svizzeri, che però nella ripresa si sono battuti molto meglio di quanto non avessero fatto nel primo tempo, dimezzando le distanze con Knup. Ora però attenzione ancora a Penev, passaggio verso Todorov. Todorov ha tentato un 1-2 con la collaborazione di Kostadinov. Beatzutzer ha intercettato, palla Knup, servizio volante su Ponvin. Enzerman davanti a Penev. Chapuisat, Chapuisat finta delicata nei confronti di Yankov e servizio splendido per Ponvin.
bella giocata di Chapuisat che continua. Chapuisat entra in area di rigore, viene messo giù, a nostro avviso forse c'era il fallo, l'arbitro ha ritenuto che l'intervento del difensore bulgaro sia stato effettuato sulla palla e quindi rimessa laterale per la formazione elvetica, ma bello spunto di Stefan Chapuisat. Egli Heir, servito il collega di fascia Oettinger, o il centro troppo sotto porta, la sfera è direttamente sopra la traversa di Mikhailov, Turkilmaz accelera il recupero della palla, cerca di non perdere tempo da parte degli svizzeri che intravedono ancora la possibilità di pareggiare. Invio di Mikhailov, 7 minuti al termine, Bulgaria 2, Svizzera 1 a Sofia. Orella anticipato da Costadino, Fenev, vigila Her e palla Huber molto meno impegnato nella seconda parte rispetto alla prima, è stato anticipato Knupp da Iliev, Tanev inserman ancora Knupp, Svizzera che attacca ancora, Knupp è intervenuto Fenev che gioca anche lui all'altezza dei difensori e matura un'altra rimessa laterale in favore della Svizzera. Ha recuperato la palla Beazutter, ma la rimessa in gioco verrà verosimilmente effettuata da Oettinger. Ecco, è così. Hermann Oettinger, è intervenuto Kiriakov, ha recuperato la palla alla Svizzera. Passaggio verso Heinz Hermann, la schiacciata di Todorov. Contropiede intanto di Yordanov, ha portato a metà campo per la Bulgaria. Balakov, colpo di tacco ancora, Yordanov che ha lanciato Todorov. Todorov, appoggio in mezzo, Egli anticipa i due bulgari, che erano Kostadinov e Jankov, ai quali il pallone era destinato, spera di nuovo a centrocampo. Knupp, appoggio su Beazutter, fermato da Kiriakov, contropiede pericoloso, Kiriakov sdroppa sulla fascia sinistra, sempre Kiriakov, attendono Penef e Kostadinov, parte il centro, ha toccato Egli con la collaborazione di Kher, Oettinger, Hermann non raggiunge la palla, Tanev lo anticipa, il pallone verso Yordanov, ha dato un giro di vite al suo gioco offensivo, ora la Bulgaria, Yordanov fa tutto da solo, Yordanov area di rigore, il tiro e la palla è di poco sopra la traversa, bel numero di Yordanov, eccolo a terra, si dimostra indubbiamente un giocatore di buona qualità questo Yordanov, e vediamo all'ingresso dell'area di rigore dopo una lunga galoppata a prestarsi al tiro, la sua conclusione è non di molto sopra la traversa della porta svizzera. Era nel frattempo di nuovo a centrocampo, il lancio di Heinz Hermann su Bomb, la palla in fallo laterale sull'intervento di Jankov, Bomb, Chapuisat, e c'è fallo di Jankov nei confronti di Chapuisat, è intervenuto con la gamba alzata il numero 6 che gioca nell'Eski di Sofia, e quindi calcio di punizione per la Svizzera mentre Assenmacher si accerta del danno subito da Chapuisat e accorda al massaggiatore il permesso di fare il suo ingresso in campo. Ovviamente meritevole la prestazione di Chapuisat, sta cercando di tornare ai suoi migliori livelli dopo un lungo periodo di infortunio. Intanto vedete Karl Engel che dà anche lui disposizioni dalla panchina rossocrociata, Karl Engel è il responsabile dei nostri portieri, mentre si appresta Schepul a entrare, intanto colpo di testa e palla in rete, la Svizzera ha pareggiato, Knupp clamoroso a 3 minuti dal segnale di chiusura, 2-2, Knupp l'uomo del destino, di testa al centro dell'area di rigore dei bulgari, ha anticipato tutti, ha messo la palla in gol, 2-2, francamente un risultato che alla fine del primo tempo nessuno osava sperare. Knupp, un giocatore spesso discusso ma al quale Stiri che ha continuato a dare fiducia, diventa quindi l'asso nella manica del nostro coach, l'uomo decisivo, eccolo girare in rete di testa sul calcio di punizione da sinistra, battuto da Chapuisat, anzi da Bonvin, la palla che restituisce alla Svizzera la situazione di parità, 2-2, la Svizzera con una doppietta di Knupp nel secondo tempo ha risposto ai gol di Kostadinov e di Sirakov nel corso del primo tempo, maggiore aggressività da parte degli svizzeri nel corso del secondo tempo, una maggior permeabilità da parte della retroguardia, ma soprattutto un maggior peso offensivo con l'innesto di Chapuisat che sul fianco sinistro
è riuscito a vivacizzare molto il nostro reparto. Intanto si chiede il cambio, ecco Knupp, l'autore dei due gol rossocrociati, si chiede il cambio nelle file della formazione svizzera, viene richiamato proprio Knupp e al suo posto sta entrando Schepull. Quindi fa uscire Uli Stilicke, l'autore dei due gol per la Svizzera, e fa entrare un uomo di contenimento, Schepull. A questo punto non è più il caso di rischiare, la Svizzera è riuscita a rimettere in sesto nel secondo tempo una partita che sembrava del tutto perduta nella prima parte, alla luce non tanto del punteggio ma anche del gioco che la Svizzera aveva espresso nella prima parte. Finalmente nel corso della ripresa abbiamo ritrovato la Svizzera aggressiva che piace a Uli Stilicke, e Adrian Knupp con due gol è riuscito a colmare il ritardo. Ma attenzione, la partita non è finita, ora è attesa la replica dei bulgari che si smarriscono un po' con Kostadinov, contropiede svizzero che viene lanciato da Shapuisa, ancora Shapuisa, Türkılmaz attende di essere servito, Türkılmaz entra in area di rigore, fuori gioco di Türkılmaz con passaggio in rete Beat Sutter e il gol non sarà convalidato, peccato, l'arbitro Assenmacher non aveva visto il suo collaboratore guardalinee con la bandierina alzata già sul passaggio di Shapuisa verso Türkılmaz, e quindi il gol di Beat Sutter che avrebbe clamorosamente portato in vantaggio la Svizzera non è stato convalidato. Ecco il passaggio di Türkılmaz, era lui in fuorigioco per Beat Sutter, ma il gol non è stato accordato, 2-2, offside di Türkılmaz sul passaggio di Shapuisa. Intanto un centro da parte dei bulgari, Kostadinov, area di rigore elvetica, Kostadinov ancora tenta di liberarsi, Kostadinov e la parata di Huber che salva il risultato. Strepitoso riflesso di Huber che compensa qualche incertezza del primo tempo su questo intervento ravvicinato di Kostadinov che stava per riportare in vantaggio la Bulgaria. Davvero un finale di partita carico di emozioni, vedete Kostadinov e il riflesso di Huber che stavolta riesce a controllare. Ormai siamo negli ultimi minuti dell'incontro, Bulgaria 2, Svizzera 2. Rinvio dal fondo di Huber, bravissimo a intercettare poco fa la conclusione ravvicinata di Kostadinov. La palla ancora a centrocampo, ancora Oettinger, Türkılmaz, anticipato da Jankov, riceve Yordanov, Jankov, Todorov, Bonvin ha ributtato la palla. Poi Shapuisa rende ancora al Vallesano, contropiede della Svizzera, Türkılmaz, attenzione a Türkılmaz che entra in area di rigore, lo anticipa Kiryakov, tocco all'indietro al portiere Mikhailov, ancora Kher, c'è una situazione di offside procurata dai bulgari, vedete il guardalinee che ha segnalato all'arbitro la irregolarità, e c'è Oettinger che dà il pallone all'indietro al portiere Huber che sta per essere disturbato da Ivanov nell'effettuazione del disimpegno. La palla verso Bonvin, servizio su Shapuisa, Shapuisa è stato fermato da Todorov e conquista addirittura la rimessa laterale la Bulgaria. Vedete riassunta la situazione, Bulgari nel primo tempo in gol due volte con Kostadinov e con Sirakov, doppietta di Knupp per la Svizzera nella ripresa. Ormai siamo in fase di recupero, c'è stato un fallo che è stato commesso ai danni di Penev. I bulgari possono quindi battere questo calcio di punizione. Punizione affidata come sempre a Yordanov, molta trepidazione sulla panchina rossocrociata, non si vorrebbe sciupare proprio negli ultimi istanti il prezioso pareggio conquistato nel secondo tempo, contropiede di Türkılmaz, attenzione Türkılmaz, tutto solo verso la porta di Mikhailov, Türkılmaz esce il portiere, lo aggira, la porta è vuota, tiro, palla in rete, 3-2, Türkılmaz al 90° porta in vantaggio la Svizzera. Signori, davvero un epilogo straordinario di questa partita, vedete la mucchiata dei giocatori rossocrociati che travolge Kubilai, Türkılmaz che risolve il match in fase di recupero, contropiede bruciante dell'attaccante del Bologna che vedete evita l'uscita del portiere, e poi malgrado tenti disperatamente Kiryakov di intervenire con tiro incrociato a porta vuota mette in gol, è il punto del 3-2, Svizzera in vantaggio, clamoroso rovesciamento di fronte nel corso del secondo tempo. Possiamo ancora gustarci questo contropiede ficcante di Türkılmaz, sono le azioni che predilige l'attaccante del Bologna, la finta sul portiere Mikhailov in uscita e poi il tiro incrociato di sinistro, nulla da fare per Kiryakov, palla in gol, 3-2 per la Svizzera. Ora sono i bulgari che si stanno portando in avanti, il lancio verso l'area di rigore, Huber controlla, fa ampi cenni Stilicke ai suoi che la partita è finita,
ma l'arbitro, quando Türkılmaz ha segnato al 90esimo, non ha ritenuto di far concludere lì la partita, quindi siamo in fase di recupero. Ci sono stati alcuni incidenti nel corso del secondo tempo, quindi l'arbitro vuole che tutto sia regolare anche per quanto concerne lo sviluppo del tempo. Impaziente Uliç Tilić, mentre c'è una infrazione che è stata commessa fuori l'area di rigore nei confronti di un rossocrociato che si sta rimettendo in sesto, e si tratta di Egli. Quindi riprenderemo con un calcio di punizione in favore della Svizzera, mentre già si festeggia, sia pure con una certa circospezione, intorno alla panchina rossocrociata, dove si sono dati appuntamento i fotografi. Clamoroso rovesciamento di situazione. Bulgaria 2, Svizzera 0 alla fine del primo tempo, 3 gol della Svizzera nella ripresa a rovesciare il risultato. Doppietta di Knupp, rete decisiva di Kubilay Türkılmaz. In questo istante la partita è terminata. Allo stadio Vasili Levski di Sofia, fra i fischi di disappunto dei 50.000 spettatori bulgari, la Svizzera batte 3-2 la Bulgaria e quindi compie un balzo decisivo in avanti nella classifica di gruppo e si assesta con 7 punti in classifica in 5 partite a ridosso della Scozia, che oggi deve assolvere il confronto con San Marino. È stata una partita dai due volti. Nel primo tempo i rossocrociati sono stati nettamente surclassati dai bulgari, che hanno segnato con Kostadinov e con Sirakov, due reti peraltro piuttosto banali. Poi nel corso del secondo tempo la Svizzera è riemersa prepotentemente in avanti, giocando con minori complessi rispetto al primo tempo. Decisiva l'entrata di Chopuisin, che ha vivacizzato il gioco offensivo. Doppietta di Knupp e poi rete decisiva in contropiede di Kubilay Türkılmaz proprio al 90esimo. Intanto qui la regia ci sta mostrando i gol del primo tempo, le due reti che sono state segnate dalla Bulgaria con Kostadinov e con Sirakov. Poi nel secondo tempo la doppietta di Knupp e il gol decisivo in contropiede di Kubilay Türkılmaz. Ecco intanto il gol del 2-0 di Sirakov. Queste sono le reti bulgare nel corso del primo tempo, e poi, come detto, nel corso della ripresa la doppietta di Knupp e il terzo punto di Türkılmaz. Formazione elvetica quindi che ha riscoperto il suo carattere nel corso della seconda parte, dominata